Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi sono qui per parlarvi su chi siano i troll. Tratterò l'argomento dal punto di vista professionale, dato che io mi sono occupato dei troll da tantissimo tempo. Sono uno degli inventori, dei realizzatori del cosiddetto social network, ovvero quei siti dove permettono l'integrazione con più utenti, dove ognuno si può iscrivere, creare una propria, avere una propria bacheca messaggi, creare una propria lista contatti, pubblicare le proprie foto. Io già mi occupavo di social network quando Mark Zuckerberg era ancora lì a giocare con i soldatini, per cui questo è un argomento che posso trattare tranquillamente dal punto di vista professionale, anche perché io l'agire dei troll, il loro modus operandi, ho avuto modo di studiarlo già da molto tempo, da lunghi anni. Sono stato uno dei primi ad avere un social che ora distribuisco, la piattaforma social distribuisco come open source, e sono anche stato uno dei primi ad avere un blog. Quindi è un argomento che mi posso reputare abbastanza competente da poterlo raccontare e da poterlo anche contrastare. Andiamo in principio. I troll chi sono? I troll sono delle persone che operano in internet in maniera finalizzata. Io oggi vi voglio parlare esclusivamente di questo argomento circa quello che riguarda l'operare in internet da parte degli attivisti impegnati a fare attività politica. Gli attivisti che sono impegnati in internet a fare attività politica sono quelli più presi di mira dai troll. Perché? Perché costoro rappresentano un pensiero libero, un pensiero che è quello della collettività, nell'esprimersi in maniera libera su internet. Loro hanno creato un sistema di fare politica conversando in rete e diffondendo quella che è l'informazione circa gli avvenimenti, i fatti che caratterizzano, nel nostro caso, la politica italiana. In parole povere, l'attivista politico in internet contrasta l'informazione falsa, contrasta la menzogna da parte di TV e giornali, ovvero da parte degli organi di propaganda politica, in cui al loro interno hanno dei giornalisti che sono assoldati. Il giornalista prende uno stipendio per fare propaganda politica, insieme alla tantissima verità dei fatti di cronaca e quello che è per rendere attraente il giornale. C'è dentro tanta menzogna atta a plasmare le masse, atta ad abbindolare la gente. L'italiano medio, quello che noi in maniera eufemistica noi descriviamo come italiota, non è altro che una persona plagiata, una persona la cui opinione politica è stata modellata da TV e giornali. Questo agire di TV e giornali rappresenta l'organo, uno strumento di propaganda molto importante da parte degli impostori della politica, ovvero chi è in cima alla piramide, chi è che comanda, la cosiddetta classe, casta, la classe della casta, utilizza TV e giornali per plagiare e per plasmare una collettività che essenzialmente si rincoglionisce davanti a televisioni e giornali. L'attivista politico è una persona libera, non è assoldata da nessuno, e quindi è suo interesse esclusivamente diffondere in rete la verità. Questo fa paura perché il potere saldo, quello che il potere forte, quello che tiene attaccato col culo al dreghino il politico, comincia a vacillare nel momento in cui TV e giornali perdessero di efficacia, perché la popolazione e la massa comincia a seguire dei nuovi media che non sono più controllabili, si viene a creare un pericolo per la cosiddetta dittatura silente, la dittatura apparente, perché in Italia vi è una dittatura di fatti, che però viene legittimata dal fatto che la massa degli italiani è stata rincoglionita, per cui un voto glielo dà alla dittatura, comunque un voto glielo dà. Quando ottiene la dittatura un voto, anche se questo voto è frutto del plagio della mente, dà comunque una certa legittimazione. La dittatura in Italia è legittimata a governare, perché fino a quando gli italioti continueranno
a votare i satrapi, a votare la casta, a votare i potenti, costoro avranno una certa legittimità, ovvero nell'ambito internazionale saranno legittimati a governare e a comandare loro l'Italia, indipendentemente che questi siano delle lobby o, nel caso come avviene in Italia, questi signori sono stati imposti dalla Troica, ovvero un organismo ancora più potente, sovrastatale, che riesce a creare in ogni Stato delle situazioni a loro vantaggiose affinché gli Stati procedano con delle privatizzazioni, tra cui privatizzano scuola, acqua, istruzione pubblica, e in pratica noi ci troviamo con degli Stati che sono lobbizzati e abbiamo una struttura piramidale che deve essere assolutamente contrastata e distrutta. Chi è che può ledere questo sistema praticamente invincibile, perché abbiamo tutti i potenti del mondo che fanno parte di questo sistema, ovvero le holding della stampa, le multinazionali della finanza, i paesi che contano, gli Stati Uniti, saranno sempre a favore di un sistema piramidale, perché tra le persone nella stanza dei bottoni abbiamo degli elementi del Congresso americano che dettano legge a livello mondiale. Cosa è avvenuto, il fenomeno di massa che è avvenuto negli ultimi 15 anni? I media, tra cui televisioni e giornali, hanno cominciato a soffrire per quello che è l'informazione libera. L'informazione libera toglieva pian pianino sempre più ascoltatori succubi della televisione, li toglieva per portarli a sé, perché è apparso un elemento in internet dove vi è molta più verità. Non è che in internet vi sia, la maggior parte delle informazioni in internet siano veritiere, però l'utente in internet riesce a prendere le informazioni in maniera attiva, non in maniera passiva. L'informazione che tu ottieni in maniera passiva è tutta falsa, non vi è un minimo di verità. In internet, tra tante cazzate, l'internauta riesce a scernere e, a seconda di quella che è la sua percezione, riesce a percepire quelle che sono le informazioni secondo lui più veritiere, più giuste. Per cui questo è uno strumento che sta contrastando in maniera molto forte televisioni e giornali. Di fatto internet sta smascherando tutto questo grandissimo imbroglio, la grande truffa che è perpetrata dalle holding dell'editoria mondiale. Le holding dell'editoria mondiale, non a caso, sono quelle che movimentano al mondo, assieme a quelle del petrolio e dell'energia, il maggior numero di capitali. Perché? Perché tutti i potenti della terra, per asservire a loro i popoli, investono tantissimo nell'informazione. Ecco, questo era un preambolo per riuscire a capire chi sono questi troll. I potenti, vedendosi lesa questa, la loro stessa potenza, cominciano a vacillare, perché un domani che l'informazione sarà raggiungibile a tutti, sarà libera, costoro non saranno più legittimati, non avranno più il voto da parte delle masse, perché le masse, aprendo gli occhi, incominceranno anche loro a pretendere una sorta di autogoverno. Diciamo, le masse pretenderanno di poter mettere voce in capitolo nelle cose che contano, ovvero, come per esempio in Italia si sta già parlando di sovranità popolare. Ecco, è questo che fa paura alle masse, per cui cercheranno in maniera accanita di contrastare tutti i mezzi di informazione libero e indipendenti, come fossero i blogger, come fossero anche i singoli che cercano di esprimere una loro opinione che in qualche modo potrà andare a ledere la loro casta. Ecco, il singolo fa paura, perché se il singolo fosse uno solo non spaventa, quando i singoli sono centinaia, o nel nostro caso sono milioni, che cominciano ad aprire gli occhi, questi singoli vanno contrastati. Come si contrastano i singoli? Si contrastano utilizzando dei troll. I troll sono gente che è pagata, gente che è assoldata dai potenti,
gente senza scrupoli, e il loro modus operandi è abbastanza semplice. Costoro prevalentemente hanno diversi sistemi, però il sistema principale con cui agisce il troll fa l'infiltrato. Lui si finge simpatizzante della forza politica che vuole attaccare, però deluso. Lui dice: sì, però io, te mi dici tante belle cose, sei rappresentante della democrazia diretta, io ti ho anche dato voto, però tu adesso mi stai facendo questo, e ad arte incomincia a creare un costrutto per ledere dall'interno un movimento che essenzialmente mira a formare un pensiero collettivo che sia il più giusto e il corretto possibile. Il troll, lui, si muove dall'interno, non fingerà mai di essere l'avversario politico o il rappresentante della cassa. Il troll sarà sempre un rappresentante di una forza democratica, una forza che vuole affidare al popolo la democrazia diretta, però per qualche motivo è deluso, oppure per qualche motivo attacca chi con devozione cerca di promuovere, di promulgare in internet l'idea di creare un sistema statale, un sistema il sistema della nostra società basatosi sulla democrazia diretta. Per cui il troll è molto infimo, è difficile da potersi distinguere ed è anche molto lesivo. Come si combatte il troll? Il troll, lui, è il maestro della falsità. Il troll si combatte esclusivamente trollando, ovvero utilizzando il suo stesso metodo. Il troll prima di tutto non merita risposta. Loro sono pagati essenzialmente in base al seguito che il loro interferire riesce ad avere. Più voi rispondete al troll, più questo personaggio, che è un personaggio remunerato, più lui otterrà un compenso in termini monetari, il suo salario sarà sempre maggiore. Non bisogna dare mai retta al troll, dando retta al troll si fa il suo gioco, e l'unico modo per contrastarlo è utilizzare i suoi stessi metodi, ovvero denigrarlo, farlo passare per quello che è, non farsi mai capire che è stato smascherato, però lui deve avere il sospetto. Bisogna attaccare in questi modi qua. Quando si fa politica in maniera onesta non bisogna mai utilizzare la menzogna, però nel caso del troll va combattuto in tutti i modi possibili, essenzialmente utilizzando anche quelle che sono le sue armi, ovvero la menzogna, la falsità e la denigrazione. Il troll va combattuto con le sue stesse armi. Io, per esempio, in internet, proprio per cercare di combattere questi troll, ho creato diverse informazioni che essenzialmente sono mirate al pubblico affinché costoro si consapevolizzano che vi è una classe di persone che si muovono nell'ombra, che ne traggono un profitto proprio a denigrare i sostenitori della democrazia diretta. Puoi creare dei video come questo qua, puoi creare delle immagini di impatto. Le immagini di impatto sono molto efficaci, le immagini di impatto hanno una presa sull'internauta molto forte, perché l'internauta non ha una soglia di concentrazione molto alta, la sua soglia di concentrazione dura 2 o 3 secondi, già un'informazione che impiega più di 5 secondi ad essere letta, ad essere visionata, è un'informazione che rischia di passare inosservata. Le immagini di impatto sono molto forti e creano una grande impressione sul lettore, sono molto efficaci. A questo scopo anche i sovietici hanno usato molto le immagini di impatto per promuovere la propaganda sovietica. E io, tra le altre cose, ho fatto anche degli studi su questo, sono andato anche in Georgia, ho visitato anche dei musei dedicati a tale scopo. Sono delle immagini che riescono a raggiungere il loro obiettivo in maniera molto mirata, per cui in internet potete utilizzare delle immagini. Anche la semplice esposizione di un'immagine di un troll è un qualche cosa di molto efficace, e chi capita in un topic, ovvero un argomento che viene sviluppato, nel quale vede l'immagine di un troll anche senza scritto niente, capisce, quello già un segnale, incomincia a chiedersi: ma io sto discutendo
con una persona reale oppure è un provocatore che entra dentro ad arte con un nome, i troll usano spesso dei nomi anche di fantasia, incomincia a mettersi la pulce nell'orecchio, incomincia a riflettere e si sta creando, grazie anche a questo modo di fare, di contrastare i troll, una certa consapevolezza da parte del pubblico, soprattutto di Facebook, che molto spesso è all'oscuro di questi fenomeni. Io per esempio ho preso una lettera, ho detto fammi creare un messaggio d'impatto molto significativo circa il fatto che i troll sono stipendiati. Ho preso una lettera, la potete cercare anche voi su internet, una lettera qualsiasi, nella quale vagamente segue una musta paga e gli ho messo sotto la scritta: i troll sono remunerati X, questo non importa, in base al numero di risposte che ottengono. Perché? Perché il troll, lui si avvantaggia del fatto di creare una certa discussione. Lui quando aizza il pubblico, riesce a fomentare una certa discussione che in qualche modo destabilizza le idee, alcuno tipo di idee, lui ne trae sempre un vantaggio. Potete creare delle immagini così d'impatto, non importa che queste immagini siano reali o non reali, tanto, anzi, meglio ancora se queste immagini sembrano già, questi messaggi di immagini che voi pubblicate, sembrano già palesemente finti, così il troll impazzisce. Poi il troll non è neanche capace di fare bene il suo lavoro, perché ho creato delle immagini dove avvisavo l'internauta, e il troll subito dietro, ma non uno, tutti, subito dentro: no bastardo, quell'immagine lì è finta, no, ho le prove, è stata pubblicata sul Sole 24 Ore, no, quella non è la busta paga del troll, non è. Sì, ho capito, ma a me non me ne frega proprio niente. Anzi, sei scemo tu troll che stai lì tu e i tuoi compagni sotto a discutere, mettere in evidenza il post, tu l'altro troll ancora, siete dei troll, però alla fine fate anche voi quello che non dovrebbe fare la gente, ci siete cascati anche voi. Ecco, questo è un po' il messaggio che volevo dare. Bisogna combattere i troll in maniera molto efficace utilizzando immagini d'impatto. Chi ha studiato le tecniche di Mayakovsky, le tecniche sovietiche circa l'immagine pubblicitaria, sa anche lui come fare. Ci sono delle tecniche per creare in maniera molto efficace dei contrasti contro questi che operano nel web solamente con l'intento di creare discredito. Chi non conosce queste tattiche farà un po' più fatica, può semplicemente astenersi nel dare corda ai troll, semplicemente pubblicando l'immagine di un pupazzetto, un troll, qualcuno un po' così, che assomiglia un po' a questi qui che operano da casa e cercano di tirare avanti, cercano un po' di portarsi a casa la pagnotta anche in questo modo qui, che è essenzialmente un modo disonesto per tirare avanti a vivere, perché quando tu parteggi per la gente che opprime i popoli, quando tu parteggi per quella classe politica che in realtà è una casta che sta logorando la popolazione, anche tu sei complice. Ecco, era un po' quello che vi volevo dire. Cercate di contrastare i troll. Quando vedete qualcuno, ogni qualvolta vi è il sospetto che qualcuno opera in rete utilizzando un nome farlocco e vi è il minimo sospetto che quello lì stia trolleggiando, quello sta trolleggiando, state più certi che quello è un troll, è una persona asservita, una persona pagata, e sono molto infimi. Ricordatevi che il troll tante volte salta sul carro vostro, fa finta di essere un attivista, un qualcuno che parteggia per voi, però deluso, perché lui dice: sì, io inizialmente vi credevo, ora non vi credo più, perché ad arte trova qualche cosa. Poi in qualsiasi movimento una cosa che non va si trova sempre, non ci sono su 10 elementi, ma in qualsiasi cosa, anche nella Bibbia, su 10 elementi estremamente positivi ce n'è sempre uno che non quadra, c'è sempre quell'elemento che probabilmente un punto di vista che non è moralmente corretto, qualche cazzata la possono fare tutti. Il troll, state pur certi che lui esamina tutto lo spettro a 360 gradi
della situazione del movimento che vuole distruggere, trova l'unica cosa che magari c'è dentro qualche pecca e la usa lì per fare leva. È come quello, è proprio un punto d'appoggio per infilare dentro i piedi di porco, fare leva e distruggere. Non date mai retta ai troll, non state mai a discutere con loro, denigrateli, create dei falsi così per farli impazzire, poi dopo vedrete che arrivano lì: no, però quella non è la mia busta paga, brutto bastardo, così. Fate pure azione di contrasto. L'importante è che la collettività si consapevolizzi su questo elemento di disturbo, e dobbiamo tutti essere consapevoli che l'informazione è un'arma molto potente da parte dei potenti. I potenti, per essere tali, hanno bisogno di avere l'informazione dalla loro parte. Loro l'informazione la devono tenere per le redini. L'informazione quindi è tutta una truffa, è tutto uno strumento per abbindolare la gente, per creare un effetto collettivo, un'illusione collettiva, che le cose stiano andando bene, quando in realtà sta avvenendo tutto il contrario di quello che vi raccontano. Per cui chiudo qua, grazie per avermi ascoltato, tenete ben presente che l'informazione negli ultimi anni dal media tradizionale TV e giornali si sta spostando in internet, e i troll sono proprio la conseguenza di questo fenomeno, il contrastare l'informazione libera. Ciao a tutti e alla prossima!